come sapete questo panel riguarda i modelli e gli strumenti di e-government. E prima di tutto vorrei sincerarmi che David Osimo ci senta da Skype. David, ci sei? Sì, ci sono e vi sento. Oh, perfetto, grazie mille. Niente, io sono presente, intanto sono... diciamo anche di queste cose, non sono un tecnico, un esperto di lungo corso della materia, sono un osservatore, mi piace, mi interessa, per cui cercherò di mantenere le cose, diciamo, semplici, concrete, e cercando di farci capire il più possibile anche nell'ottica appunto di quello che si diceva ieri, no? nello speech introduttivo, cioè nell'ottica di cercare di portare delle idee, dei contributi, dei punti di vista, diciamo, anche concreti da portare poi a Baku nelle prossime settimane, in novembre, se non sbaglio. E quindi inviterei anche i panelist, diciamo, a cercare qualche spunto, qualche idea, diciamo, anche concreta per, appunto, in quest'ottica qui. E l'opportunità di un panel del genere, secondo me, è altissima, nel senso che il momento a livello globale, ma anche in Italia, è un momento in cui finalmente, diciamo, l'e-government ha raggiunto anche il dibattito pubblico in una certa misura, e questo si è visto anche con per esempio il dibattito sull'agenda digitale in Italia, che per la prima volta, diciamo, adesso non penso sia la prima volta da quando lo ricordo io che abbia fatto una prima pagina, una cosa del genere, su un giornale di grossa caratura, mi sembra anche sul Corriere della Sera. Ricordo che quando abbiamo incominciato a parlarne, e soprattutto quando hanno iniziato a parlarne anni fa, Quintarelli e altri, ci fu una bella fatica per far uscire il tema, diciamo, e farlo emergere nel dibattito pubblico. Su internet magari ebbe un po' più di successo, poi però sui giornali, in televisione, il tema arrancava, no? Mentre ora mi sembra che invece il clima, diciamo, anche mediatico sia più favorevole a questo tipo di temi. E non solo, diciamo, non c'è soltanto questo aspetto, diciamo, della maggiore consapevolezza sull'e-government, c'è anche proprio l'idea che si salda a questo fallimento, no, della politica, come viene percepito adesso, a queste esperienze di governo come sono state congegnate, diciamo, fino ad oggi, negli ultimi 50 anni, se vogliamo, no? Quindi proprio l'architettura della democrazia rappresentativa, diciamo, è in discussione. E a metterlo in discussione in Italia, per esempio, è un del 20% nei sondaggi, il secondo, diciamo, partito, se si volesse chiamare partito, in Italia. Concetti cardine. Sì, cerchiamo di essere chiari, io non sono assolutamente un fan o un supporter, dico semplicemente che sono riusciti a portare, diciamo, al grande pubblico e anche in televisione, penso a dibattiti all'Infedele, a Servizio Pubblico, a Piazza Pulita, cioè trasmissioni che comunque fanno milioni di ascoltatori, sono riusciti a portare i pirati, liquid feedback, no, la democrazia digitale, tutti questi temi che, insomma, vengono anche banalizzati con frasi incredibili. Io me ne sono appuntata uno di Beppe Grillo, che è del 25 gennaio, visto che poi questo è uno dei viene considerato uno dei guru, no, diciamo, del rinnovamento nel paese, dice: a cosa ti serve un politico che ti rappresenta? Io con un click semplicissimo decido se fare la guerra o non fare la guerra, se uscire dalla NATO, se essere padrone in casa nostra, se avere una sovranità monetaria o una sovranità economica. E questa, diciamo, è un po' l'idea che sta dietro a questa rottura, no? Però la rottura c'è e potrebbe essere il caso di infilarci e di cercare di renderla una rottura interessante, intelligente e possibilmente, diciamo, il più partecipata possibile. Quindi io direi, in quest'ottica cercherò di, diciamo, il dibattito sarà presentato, ma appunto con questi co-panelist che poi presenterò uno alla volta, cercheremo di trattare più aspetti dell'e-government. Ci sarà la parte del coinvolgimento dei cittadini, appunto, quindi parleremo di consultazioni pubbliche, di legislazione in crowdsourcing, di petitions, magari vediamo se sarà il caso, ma anche di utilizzo di internet per fornire migliori servizi ai cittadini, e quindi per esempio di digitalizzazione della pubblica amministrazione,
di strutturare le politiche riguardanti il digitale, quindi per esempio appunto l'agenda digitale, e David Osimo per esempio parlerà anche dell'esempio dell'agenda digitale europea, e anche appunto, come dicevo, ripensare le forme stesse della democrazia. Quindi cercheremo un po', insomma, di tenere insieme tutto questo, e tenendo conto appunto che nella parte in cui si cerca di ripensare le forme democratiche, le forme di partecipazione, sicuramente rientrano anche i movimenti sociali, l'azione collettiva e tutto quello di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni, che in quest'ultimo anno in particolare, che ha fatto molto discutere. Quindi io incomincerei, senza dilungarmi oltre, perché altrimenti andiamo lunghi, incomincerei da David Osimo, che presento, è appunto è un cofondatore di Tech4i2, che è Technology for Innovation and Inclusion, e lui si è occupato molto appunto di Policy 2.0 e di e-government, soprattutto per quanto riguarda l'agenda digitale europea. Per cui io, David, ti passerei la parola, ti chiederei di fare un intervento anche più lungo, se ti è congeniale, di modo che così magari rendiamo la questione tecnica più semplice con Skype. Se vuoi fare un intervento lungo, va bene lo stesso. Ho capito. Lungo cosa vuol dire? Ma dico, anche se vuoi fare i due interventi insieme non è un problema, così magari ti risparmiamo di fare tutto l'ambaradan tecnico. Beh, come preferisci, va bene. Comunque. Ho 150 slide per 45 minuti, spero che non sia un problema. Okay, no. Potrebbe esserlo, ma vai lo stesso. No, parlerò 10 minuti al massimo. Buongiorno a tutti, mi spiace di non vedervi, ma mi spiace di non essere lì, ma sono contento di esserci comunque in remoto. Mi chiamo David Osimo, lavoravo fino al 2005, ho lavorato in Italia, soprattutto in regione Emilia-Romagna, poi sono andato alla commissione nel centro di ricerca di Siviglia, la commissione europea, e poi ho fondato questa società su cui lavoro molto per la commissione europea sulle politiche digitali. Vorrei parlarvi oggi fondamentalmente di un tema che mi sta molto a cuore, a cui ho dedicato più o meno l'ultimo anno di lavoro, che è la teoria e la pratica del Policy 2.0. Io, quando si parla di e-government e di open government, considero ci sono essenzialmente tre temi. C'è il tema dei servizi, quindi dei servizi pubblici, c'è il tema delle politiche pubbliche e c'è il tema della politica pubblica. Cosa voglio dire? Con i government dei servizi parlo dei servizi collaborativi, parlo dei servizi pubblici online. Con le politiche intendo un termine in qualche modo tecnocratico per indicare il processo interno, esterno e aperto, definizione di politiche pubbliche, mentre con la politica faccio riferimento più ai partiti politici, al potere legislativo. Oggi parlo di politiche 2.0, di policy making. Cosa intendo per questo? Perché cosa il policy making 2.0 è diverso dal policy making tradizionale e anche dall'e-democracy tradizionale? Secondo me le opportunità delle politiche 2.0 sono una sorta di terza via tra il modo tradizionale di consultare i cittadini, perché noi non possiamo dimenticare che i governi oggi non è che sono già governi aperti, democratici, momento di tradizionali, però partecipano i soldi molto. Sente un po' male, David, sente un po' male, sai? C'è un qualche maniera di risolvere è la sua connessione? Ok, magari ecco, se puoi parlare un po' più lentamente, così anche se viene persa qualche sillaba, magari ne perdiamo di meno. Sarò ancora più breve. Neuristica proprio molto. Sarò ancora più breve. Ok. Voglio dire essenzialmente un messaggio. Il policy making 2.0 non è l'e-democracy e non è l'outsourcing della decisione da parte del governo. Il policy making 2.0 è la partecipazione e l'apertura dei cittadini attraverso tutte le fasi della definizione, dell'implementazione e della valutazione delle politiche. Non è democrazia diretta, non è apertura totale e non è outsourcing della decisione. In questo senso, gli esempi di crowdsourcing citati sono solo la punta dell'iceberg. Quello che importa è quello che c'è sotto.
la definizione delle politiche, il ciclo delle politiche è tipicamente definito in quattro fasi: identificazione del problema, definizione delle politiche, implementazione delle politiche e valutazione delle politiche. Il policy making 2.0 offre opportunità attraverso tutte le quattro fasi, però ci sono dei... In primo luogo, apertura non significa... Ci deve essere... lo so, come facciamo? Lo continuiamo? Davide, scusa, c'è sempre il problema che ci si mangia le sillabe. Cioè, abbiamo sentito bene la parte che hai scandito, poi quando hai ricominciato a parlare veloce ci hai riperso. Non lo so, proviamo. Volete provare a richiamarlo? Magari. Sì. Ti richiamano, Davide. Proviamo a vedere okay. se funziona. Eccomi. Eccoti. Prova a continuare, vediamo se riusciamo a sentirti meglio, se no decideremo da farsi. Va bene. Vi faccio quattro esempi di quattro applicazioni in ciascuna delle fasi delle politiche pubbliche. Quando parliamo di identificazione del problema, possiamo parlare, per esempio, di visualizzazione collaborative di dati aperti, per capire le differenti dimensioni del problema e le ragioni del problema. Quando parliamo di policy design, possiamo parlare ad esempio del leader scale fatto per l'agenda digitale italiana, cioè di meccanismi per far uscire idee su possibili interventi, possibili soluzioni. Quando parliamo di policy implementation, possiamo pensare a applicazioni cosiddette di behavioral change, cioè applicazioni che aiutano ad esempio i cittadini a avere un comportamento, a mangiare meglio, a non fumare, a fare esercizio, sfruttando serious gaming e cose del genere. Quando parliamo di valutazione possiamo pensare ad esempio a sentiment analysis o a open data sulla spesa della pubblica amministrazione. Questo è un esempio di tutte le diverse applicazioni. La cosa importante è capire che, primo, aprirsi non significa avere una partecipazione rappresentativa. La partecipazione è estremamente diseguale. La partecipazione online è ancora più diseguale della partecipazione offline, è diversa, ma non è mai rappresentativa. Ci si apre, questo vuol dire che non si possono prendere decisioni basate sulla partecipazione online. La partecipazione online è utile come preparazione, come input nella decisione pubblica. È molto più importante essere aperti prima e dopo la decisione che nella decisione stessa, che fare il crowdsourcing della decisione stessa. Secondo, è molto difficile avere partecipazione di qualità. Se aprendo semplicemente dall'oggi al domani... Dobbiamo fermare. Davide, adesso si torna a sentire male di nuovo, mi dispiace, non so che cosa dire. Hello, I can hear you. Ok, perfetto, poi continuiamo a parlare. Ok, benissimo. I am connected? Sì. I'm speaking to everybody? Yes. Ok, buongiorno, scusate. Allora, vado molto rapidamente perché non voglio rovinarvi l'atmosfera, che deve essere sicuramente molto produttiva. La cosa fondamentale è quindi che il policy making 2.0 offre delle opportunità uniche di aprirsi attraverso tutte le fasi della politica, ma è un processo di lungo termine estremamente difficile, non è rappresentativo e va trattato come tale, quindi il disegno dei processi aperti
va fatto con molta cura, considerando come vanno gestiti gli input dei cittadini e che uso ne va fatto. I contributi sono, saranno sicuramente estremamente diseguali, con alcuni opinion leader che porteranno tantissime idee e alcuni che ne porteranno poche, e questo va bene così, non è un problema, semplicemente bisogna disegnare dei processi che tengono conto di questa struttura. In secondo luogo, il policy making 2.0 non si tratta solo di parlare, ma anche di fare. Cioè non si tratta solo di discutere, di fare una sorta, per esempio, l'idea scale sull'agenda digitale europea, sull'agenda digitale italiana, va benissimo, ed è un esperimento molto frequente in tutte le pubbliche amministrazioni, ma non si tratta solo di quello. Non si tratta solo di fare brainstorming e di dire che cosa bisogna fare, si tratta anche di lanciare azioni collaborative fra gli stakeholders, fra i cittadini, attraverso meccanismi di crowdsourcing, ma anche attraverso meccanismi di messa in rete degli stakeholder, attraverso meccanismi di, per esempio, serious gaming. Quindi ci sono le due dimensioni, c'è la dimensione dell'ideazione, ma si comprende anche la dimensione dell'azione. Dopodiché concludo dicendo che l'approccio per il policy maker 2.0 deve essere un approccio che tiene conto, un approccio emergente, che tiene conto che la realtà non è non è lineare, non è predictable, non mi ricordo la parola in italiano, e quindi deve essere un approccio che continua ad adattarsi e tiene conto del fatto che gli esseri umani non sono completamente razionali, non sono non puntano solo alla massimizzazione dell'utilità, non sono individui medi, ma sono diversi, sono connessi e hanno guidati da sentimenti altri oltre alla razionalità, non solo dalla razionalità. Per cui non si tratta solo del cosa, di che applicazioni utilizzare, di come utilizzarle, di che tipo di decisioni prendere, ma si tratta anche di un nuovo approccio, di un nuovo modo di fare politica che dà conto e utilizza la tecnologia non per imporre agli esseri umani un certo comportamento, ma per sfruttare le cose migliori, quindi la creatività, ma anche la passione, ma anche le amicizie, i legami di fiducia fra gli esseri umani. Grazie David. Non ti preoccupare. Io vorrei passare a Giulio De Petra, che è un trustee del Nexa Center. È anche una persona che ha avuto diversi incarichi, diciamo, di responsabilità nell'open government. E so che lui vuole appunto introdurre, dire perché alcuni modelli di government che sono adottati adesso non funzionano, diciamo, no? Quindi dovrebbero essere ridefiniti. E io in questo proposito, neanche a farlo apposta, ieri leggevo il blog di un amico, Ernesto Belisario. E a proposito di digitalizzazione della pubblica amministrazione, lui riportava questa esperienza di Stefano Epifani, che diceva: chiedo un modulo al tribunale di Rieti, e gli hanno risposto: guardi su internet quello di Bolzano, poi con la penna cancella e sostituisce. Gli ha scritto. Ecco, vediamo se magari partendo da questo spunto. Chi ha risposto così è un dipendente pubblico di grandissima intelligenza, sta applicando il riuso del modulo online di un'altra, magari lo facessero tutti, cioè, il problema è se trovava uno che gli diceva no, non si può fare perché noi non abbiamo il modulo, cioè, magari lo facessero in tanti. Io, diciamo, hai detto presentandomi, dice che sono stato responsabile di politiche nell'open go. No, guardate, no, non solo perché purtroppo non mi è capitato, perché quando me ne sono occupato, ma non c'è l'open government, quindi non è che uno può essere, cioè non è una cosa che c'è, è una cosa su cui stiamo discutendo, ragionando, proponendo, ma non esiste, cioè almeno noi siamo il GF italiano, in Italia l'open government non c'è. E il fatto che non ci sia, che problemi ci pone nel momento in cui ragioniamo su modelli possibili che cercano di portare dentro il settore dell'amministrazione pubblica, incluso
le definizioni delle policy, ma soprattutto l'attuazione delle policy. Perché la cosa interessante che diceva Osimo tra un singulto e l'altro era affrontare non solo il tema della decisione, dove più o meno, ma quello dell'implementazione e anche quello della valutazione che ha degli elementi. Di... Allora, perché queste cose, se le confrontiamo con l'esperienza, col buon senso dell'esperienza comune, ci sembrano un po' distanti, come se fossero due culture incomunicanti, no? Cioè, il problema è quello di metterle insieme. Allora, c'è stato questo documento, questa policy del governo, l'agenda digitale italiana, in cui in realtà non si parla d'altro in questo IGF, no? Cioè, in tutte le sessioni si parla di questo. Adesso ne stanno parlando dall'altra parte, perché? Perché hanno il problema, dice sì, ma se c'è l'agenda digitale nazionale, quella della regione, del comune, cioè come è una unica, come si mettono insieme. Ma c'è un altro elemento che secondo me è una cosa su cui ragionare, su cui volevo proporvi uno spunto, ed è questo. Ci sono dentro questa agenda digitale una serie di provvedimenti, di iniziative, di progetti, no? Che vanno dalla carta d'identità alla PEC, all'open data. Cioè, e c'è una, sulla rete, oppure nelle nostre reti di relazioni, anche non solo online, ci sono tutti quelli che dicono quello è sbagliatissimo, quello è una cosa vecchia. Cioè, ci sono una serie di opinioni che su ogni singolo elemento hanno, alcuni dicono no, questa è una cosa buona, ed è vero, ci sono cose molto vecchie, cose nuove, l'open data è una cosa nuova, la carta d'identità elettronica, guardate, è una iattura che ci si porta dietro da 15 anni e qualcuno dovrà fare i conti, magari la Gabanelli, sui soldi che sono stati spesi in 15 anni e a chi sono andati, perché poi magari sì, vabbè. Questa è un'altra sessione. Ma, e c'è poi chi un po' più dice sì, il problema però è che questi mattoni, lo ha scritto Carlo Mochi, che è una persona che su queste cose lavora da molti anni, di Forum Piazza, cioè questi mattoni in realtà hanno un problema, che non si capisce qual è il disegno della casa, cioè, qual è il la visione che sta dietro, il modello che sta dietro a questa idea. Ecco, secondo me questa considerazione, che diciamo, è vera se compariamo a quello che ho detto prima, cioè al fatto che c'è una distanza tra il mondo reale dentro cui viviamo, lo chiamiamo 2.0, 3.0, poi ogni tanto cerchiamo di definirlo per modellarlo, e quello che viviamo. In realtà però la cosa è un po' più difficile. Non è vero che non c'è una visione. In realtà c'è una visione implicita, c'è un modello implicito. E il problema è che le cose nuove, come gli open data e qualche altra cosa, vengono calate dentro un modello vecchio e quindi sono inevitabilmente destinate a non produrre gli effetti che potrebbero produrre, a non generare l'innovazione. È come se uno mettesse gli open data dentro un modello invece in cui i processi reali, effettivi delle amministrazioni pubbliche funzionano come se quei dati, anche se sono open, fossero invece privati, diciamo privati, ma in realtà fossero pubblici di quel settore specifico che... Apro una piccola parentesi. Si è detto, lo ha ripetuto Stefano Rodà, questa cosa internet, bene comune, eccetera. Attenzione,
il ragionamento sui beni comuni non è un ragionamento che dice è una cosa è pubblica invece che privata. Tutta le considerazioni che i giuristi stanno facendo sui beni comuni, l'acqua, dicono è una terza cosa che non è né pubblica, inteso per pubblico come proprietà dello Stato o della regione o del comune, e non è privata perché non è proprietà, è qualcosa della comunità. Questo è un grimaldello potentissimo per immaginare nuovi modelli di gestione di quello che abbiamo chiamato finora cosa pubblica e che invece potremmo cominciare a chiamare cosa comune, che è una cosa diversa, perché fa riferimento a modelli giuridici, organizzativi, che per esempio a Napoli stanno provando a inventarli, no? Hanno con l'azienda per l'acqua, eccetera, ma che sono tutti da costruire. Qual è questo modello implicito? Adesso lo dico in maniera rozza proprio. Tutta la pubblica amministrazione italiana, tutta, i comuni, è stata costruita a un senso comune che non è digitale, cioè è stata costruita per un modello e con strumenti che sono analogici, è stata costruita sulla carta, ma proprio l'organizzazione, la cultura profonda della... Allora, se non affrontiamo questo passaggio, che non è lo switch off digitale, perché dire cioè, da domani tutto è digitale non produce nulla. Bisogna proprio ragionare come se reinventassimo oggi un'amministrazione pubblica, la reinventassimo oggi, nel contesto attuale. Lo spunto che volevo proporre, adesso poi magari sul discorso i democrazi, i classificatori che ha fatto Davide, poi magari ritorno se è possibile nel prossimo giro, e questo è lo spunto. Noi c'è un termine molto potente che abbiamo che usiamo spesso ed è il termine dei nativi digitali, no? Cioè, tu lo sei, io no, cioè, tutti quelli che sono nati in un contesto in cui internet, il web, eccetera, c'erano e hanno una enorme difficoltà a immaginare un mondo in cui quelle robe non questo è il concetto potente di nativo di questo significa che i processi mentali, culturali, affettivi, relazionali di quella persona lì si sono creati in un mondo che queste cose le aveva come commodities, come opportunità, e quindi inevitabilmente sono stati utilizzando queste cose nella maniera giusta. Il problema dell'amministrazione pubblica è che invece non è nativa digitale. Allora, lo spunto è, possiamo fare invece di dire il digital... dello switch off che è una roba tipo quella del digitale terrestre, dire proviamo a ragionare su come potrebbe essere un modello di amministrazione nativa, come se oggi c'è un'amministrazione nuova, non esisteva prima, proviamo a immaginarlo come se fosse nativo di digitale. Allora lì il problema del change man non esiste e invece è possibile immaginare una cosa che sia diversa, ma proprio cioè i meccanismi tipici, scusa. Grazie Giulio. Io passerei la parola a Ben Wagner, che è qui vicino a me, è un ricercatore dell'European University Institute, quindi lavori a Firenze, mi sembra di capire, e poi sei anche coordinatore della Dynamic Coalition on Freedom of Expression. E ti darei la parola, appunto, tu volevi parlare, mi sembra, della consultazione pubblica sui principi fondamentali di internet. Grazie. And my apologies if the lack of wonderful Italian skills stops me from communicating in Italian. I was going to talk about the fundamental principles related to e-government that have been discussed in recent months and recent years, both in Italy and elsewhere.
until I found out this morning on Twitter that everything I wanted to say had already been said. So if you don't mind, I'm just going to leave now because there's no point in me continuing. Then I actually read what had been said and realized that maybe I didn't need to leave after all. For those of you who haven't read it, there's a very interesting response to a wonderful letter by Juan Carlos de Martín and Stefano Rodotà and Alberto Odenino about La Rete deve restare libera. And the foreign minister responded with a beautiful letter which claims to show that he's understood what the letter is about. For those of you who heard his video message yesterday, it was a very interesting presentation which culminated in the final statement about his idea of e-government. If you would like to continue this debate, clica mi su Facebook, which is a very interesting way of sort of summarizing a digital engagement strategy of a foreign ministry, but it also has certain deficits, let's say. So when you have a look at the different debates that are taking place at an international level and also at an Italian level, it's extraordinary that even within Italy, there are different consultations on principles of fundamental rights or principles of different types of rights that are to be considered in relation to the internet that are not connected to each other. So there's a consultation at the Ministry of Development, this letter suggests. At the same time, there's another and perhaps even more interesting consultation that is taking place at the same time, which is Consultazione Pubblica sui Principi Fondamentali di Internet, which is taking place in a completely separate forum, and it doesn't seem like these discourses are necessarily connected. Now, it's very important to look at these different spaces because you can see a development of different ideas, of different principles, of different concepts of what the internet should be like that is very heavily driven by civil society and has strong effects on the e-government discussions we've been having already. They also strongly relate to different forms of e-government participation. So there's been an enormous amount, not just to involve civil society, but to consult on what should be the principles of the internet, how these principles should be developed. But when you look at the people who are actually participating in these consultations, you have small groups of civil society actors, experts. Occasionally there'll be industry participating, but it's a relatively limited subset of people in Italy or indeed in the world who care about these issues or who are actually aware of them. At the same time, you often find that in many of these consultative processes, there's not actually a strong interest in actually getting the opinions of those people involved. So while it's very interesting to follow people on Twitter or Facebook and to engage in public diplomacy debates, there's a long history in these forms of consultation processes of doing thin participation. That's to say, to actually get some kind of input, but not care too much whether this actually flows into decision-making processes. And this contrasts strongly with forms of thick participation that are possible in e-government, but require bureaucratic processes which are engineered and engaged to be able to respond. At the same time, you have a strong dependence, specifically because these are debates related to foreign policy, where there's a tendency towards public diplomacy, which is to send the message to the world that either government or the foreign ministry has to say, rather than necessarily listening to the world and integrating ideas, suggestions, or proposals that come into it. At the same time, it's very interesting when you specifically look at the development of these different proposals, there's an enormous role to be played here for civil society. So at every different level, wherever you look, there's whether it's in Europe, in Africa, in Asia, civil society is at the heart of the debate of what are to be the future principles, fundamental principles of both the wider internet and specific types of e-government. And the extraordinary thing there is, again, you have a relatively small set of actors, you have a relatively small group of experts, most of whom speak Italian, some of whom don't, of which, again, I'm still quite embarrassed. And they are shaping the debate at this point in time in extraordinary ways. And on the one hand, that's a valuable thing. The state has been greatly improved in its ability to develop these principles by getting this expertise from outside. And just as an example of one of these experts in the case of the consultation that's taking place now in Italy on fundamental rights,
Stefania Milan, who's also from the European University Institute, was integrally involved in developing some of the proposals in this. And you can see that it's been drafted by people who've been thinking about this for a long time, but don't necessarily come from your typical public bureaucracies who would be expected to deal with this. So providing these different inputs, suggestions, values, norms from different sides and from different perspectives is something that is constitutive of the debate, but also is extremely important for the public sector, for the government to be able to even engage in this debate. So the fact that the Internet Rights and Principles Coalition at the level of the IGF, but also the Council of Europe, have been talking about this for years and in some cases almost a decade now, this has been part of the debate also at the World Summit in Internet Society. There's a strong tendency towards using those established experts and the established expertise that is there rather than developing it all itself, which on one hand is an extremely positive thing. But on the other hand, there's a strong need to move beyond these expert circles, beyond the usual civil society actors who've been doing this for so long, and to bring this debate to a wider public. Because the question of what sort of fundamental rights are implemented and what sort of fundamental rights are exercised within both in Italy and beyond on the internet is so fundamental to how we use and how we interact with communications that it's a debate that should be part of a wider society. At the moment, is stopping slightly further short of that. So. There's a link that I think can be provided to this consultation online that is anybody can participate, anybody can access it. And so at very least, it would be great if some of the people here in this room participated in this consultation. Ideally, of course, it would be far better. Tell your friends, your mothers, your grandmothers about this. Tell them that it matters and that it's important, because it will eventually change how they interact with their communications infrastructure, whether they fully understand it now or not. And interacting with those principles and communications is something that needs to become more of a public discourse, which is why it's so great that this letter has come out this morning on Twitter and the response to it by the foreign minister. But it can also be hoped that it goes beyond just the pages of La Stampa and spreads into the wider Italian society and beyond. Thank you. Io farei adesso parlare a Antonella Napolitano che scusate. Che lavora per il blogger di Tech President, che sarebbe questo blog appunto di tecnologia e politica del Personal Democracy Forum, e anche lavora per questo progetto sul diritto all'accesso all'informazione, si chiama Diritto di Sapere, a cui faccio parte anch'io, per cui full disclosure, esatto. Esatto. E so che tu volevi parlare di legislazione in crowdsourcing, perfetto. Intanto buongiorno a tutti, sono contenta di parlare subito dopo Ben perché in qualche modo il mio discorso riprende alcuni dei punti che ha esaminato lui. Io, come diceva Fabio, lavoro per questa organizzazione che si chiama Personal Democracy Forum e Tech President è nato come un blog, adesso di fatto è un magazine con una redazione e ci occupiamo di come la tecnologia sta cambiando la politica in senso lato, quindi non solo come campagna elettorale, anche se poi il blog è nato così durante la campagna elettorale 2007-2008 per le presidenziali americane, ma in tutto il mondo, quindi dall'Europa, di cui mi occupo io, a anche tutto quello che sta succedendo nei paesi diciamo interessati dalla primavera araba, chiamiamola così, a anche tutto quello che succede nei paesi dell'Asia o del Sud America. Tornando sull'Europa, sul crowdsourcing che accennava Fabio, vorrei portare un paio di esempi alla conversazione proprio di più concreti di partecipazione dei cittadini all'azione diciamo, del governo, ma anche, e questo è un punto su cui poi voglio rilanciare uno spunto, la partecipazione della società civile, anche se molto specializzata, come appunto diceva Ben. E gli esempi sono due. Uno molto recente viene dalla Finlandia, dove a marzo di quest'anno è stata approvata una modifica della Costituzione che si chiama, diciamo traducendo grosso modo, Citizens Initiative Act, per cui i cittadini che raccolgono un certo numero di firme le presentano al Parlamento, obbligano il Parlamento a esprimere un voto su questa proposta di legge.
Quindi possono essere sia proposte di legge, quindi già formulate, sia proposte che vanno a emendare o cancellare leggi già esistenti. Con questa modifica costituzionale il governo, il Parlamento è tenuto a esprimersi su questa cosa. Quindi un passaggio molto importante e diverso anche dalle consultazioni non diciamo vincolanti di cui spesso sentiamo, cioè di cui quasi sempre sentiamo. La cosa interessante qui è che un gruppo di imprenditori, di persone che si occupano di tecnologia, hanno creato questo sito che si chiama Open Ministry, una piattaforma open source dove raccogliere le firme di queste petizioni da presentare al governo, quindi raccogliere le proposte e le firme in modo da presentarle, quindi una piattaforma messa a disposizione del pubblico. In questo ultimo mese, quindi diciamo a settembre, il governo finlandese ha completato il processo diciamo di controllo tecnico della validità delle firme, per cui dal 1 ottobre questo processo partirà. Dal 1 ottobre è partito in modo attivo, quindi ci sono per ogni petizione 6 mesi di tempo, insomma varie condizioni che non vi sto a dire. Comunque, partiva già, sì. No, diciamo appunto, cioè per ogni petizione ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le firme, quindi diciamo probabilmente nei prossimi mesi potremo vedere anche un po' degli effetti. L'altro esempio è la Costituzione dell'Islanda, la nuova Costituzione dell'Islanda, che nell'arco dell'ultimo anno e mezzo è stata creata con un processo partecipativo che ha coinvolto la popolazione. La Costituzione dell'Islanda non è stata al tempo della Costituzione, quando è nato lo Stato, non era stata scritta come è stata scritta quella italiana da un gruppo di persone, è stata di fatto presa la Costituzione danese di cui l'Islanda faceva parte, sono state cambiate delle cose, quindi fino ad ora la Costituzione islandese era di fatto quella danese con qualche modifica. Sulla scia diciamo del disastro finanziario, insomma tutto quello che è successo all'Islanda in questi ultimi anni che ha ribaltato la prospettiva diciamo sociale, economica, governativa, un passaggio è stato proprio questo, quindi creare un gruppo di diciamo un gruppo di 25 persone che è stato diciamo, il nucleo che ha raccolto le proposte. C'è stato un processo diciamo, che ha coinvolto progressivamente sempre più strati della popolazione e un processo molto diciamo il più possibile trasparente, almeno diciamo nelle intenzioni, con incontri trasmessi in streaming, con presenza diciamo dei componenti di questo consiglio che hanno aggiornato frequentemente sulle loro attività. Quindi la Costituzione, questo è un processo senza precedenti, è stata creata in questo modo. In Islanda ci sono anche una serie di altre iniziative molto interessanti di fondazioni e che hanno diciamo, a che fare con i cittadini. C'è questa fondazione che si chiama Open Active Democracy che ha creato una piattaforma, anche lì open source, che i cittadini o gruppi di cittadini possono utilizzare per creare processi partecipativi. Un esempio è, adesso vi dico la traduzione in inglese perché insomma il nome in islandese non è il caso, Better Reykjavik, che è stata lanciata alcune settimane prima delle elezioni della città di Reykjavik, in cui alle persone veniva chiesto di esprimersi sulle priorità cittadine, sui problemi cittadini, e che ha registrato una partecipazione del 40% dei cittadini. La piattaforma è stata adesso integrata permanentemente nell'amministrazione cittadina e ogni mese le persone che sono state elette nel consiglio diciamo, comunale della città esaminano le priorità più votate dai cittadini e danno risposte sull'implementazione o non implementazione, insomma sulle azioni legate a queste priorità. Concludo poi diciamo nel prossimo giro rilancio un altro paio di cose. Il tema in tutto questo è ovviamente non sono modelli replicabili to court, sono paesi con altissima alfabetizzazione digitale,
sono paesi con popolazioni molto inferiori, per esempio, a quella dell'Italia. Cioè la Finlandia, per dire, ha 5 milioni, neanche 5 milioni e mezzo di abitanti. Sono anche, questa è un'altra differenza, paesi con un livello di fiducia nelle istituzioni più alto, molto più alto rispetto non solo al nostro ma anche a molti altri paesi europei, per cui ci sono delle condizioni che li rendono piuttosto diversi dal contesto a cui siamo abituati, ma non solo all'Italia, rispetto a molti altri paesi. Però quali tra questi processi, quali sono gli elementi che possiamo replicare o comunque da cui prendere ispirazione? E in più, nel caso della Finlandia soprattutto, si è creata una collaborazione fra persone che si occupano di tecnologia e cittadini e governo. Che tipo di possibilità ci possono essere in Italia tra amministrazione, cittadini e esperti di politiche e di tecnologie? E con questo io finisco il mio intervento e rilancio. Grazie, solo per dirvi, per rispondere a chi chiedeva appunto il materiale, i documenti di David Osimo, mi ha mandato una mail adesso dandomi tutti i link sia agli slide che avrebbe voluto, diciamo, poter presentare, sono stato di persona, sia un pezzo che io ho letto due giorni fa, che appunto fa molta chiarezza su quello che lui intendeva per Policy 2.0. Per cui io, poi magari con l'organizzazione vediamo una maniera ufficiale di farlo dare. Adesso io li twitterò questi link, se per chi di voi è su Twitter, al mio account c'è, basta andare sulla hashtag appunto del festival, del forum, e quindi non c'è nessun problema. E passerei a Elena Pavan, appunto, che è una sociologa dell'Università di Trento, a capo del progetto Reaction, e so che vuoi parlare di azione collettiva social media. È un po' il mio chiodo fisso. Allora, io da buona accademica ovviamente ho le slide, insomma, abbiamo questi in testa questi modelli formali per presentare le cose, però in realtà, come sempre accade ai buoni accademici, ti prepari il tuo discorso e poi non lo fai perché costruisci su quello che hanno detto gli altri. Ci sono spunti ovviamente che tutti quelli che hanno parlato prima di me hanno lasciato e che sono estremamente interessanti. Il primo, deliberatamente provocatorio, è questa idea del nativo digitale come qualcuno che per fortuna non sperimenta più la differenza fra come si stava prima e come si sta adesso, perché è completamente immerso in un mondo di tecnologia dove la comunicazione è boosted, come si dice, è capillare, arriva dappertutto, no? Non è detto necessariamente che questa cosa sia un bene. Perché? Perché quando tu sei immerso in un contesto che dai per scontato, non problematizzi più. E quindi in alcuni casi accade che il nativo digitale dà per scontato che internet c'è e dà per scontato che ci sarà sempre. E quindi non si fa portatore di un'istanza critica per la difesa di questa cosa, che è talmente normale che ci sia, che ti sembra impossibile che non ci sia più. E questo in realtà non è esattamente l'attitudine migliore, diciamo, per costruire un'azione collettiva intorno e sui temi di internet. Internet c'è, ma c'è per una serie di motivi, e se si continua su alcune strade verso le quali si sta andando molto pericolosamente, non dico che non ci sarà più, ma sarà sicuramente uno strumento molto differente che servirà proposte e progetti sociali estremamente differenti fra di loro. L'altra cosa su cui vorrei costruire è, senza appunto dare per scontato il valore che una tecnologia come questa può avere per il cittadino, riflettere insieme a voi sul che cosa significa avere questo strumento in una crisi dell'associazionismo, quindi dei partiti, quindi dell'associazionismo del volontariato, per canalizzare gli istinti e le spinte democratiche di ciascuno di noi. Leggevo ieri alcuni dati che sono usciti da un progetto di ricerca che si chiama PW, P sarebbe P-E-W, per il quale
il 66% degli americani ha usato almeno una volta i social media per coinvolgersi in pratiche politiche. Allora, c'è un dibattito su questo. Il 66% degli americani vuol dire tanta gente, ma potrebbe essere stato anche il 66% degli arabi o degli italiani, no? Allora, ci sono persone che chiamano questo tipo di engagement con un termine leggermente negativo che si chiama, di connotazione leggermente negativa, che si chiama slacktivism. Slacktivism è ovviamente un'accezione negativa dell'attivismo, che viene vista come una maniera molto veloce di fare politica, mettendo i like su Facebook causes o mettendo la propria firma su qualsiasi petizione dal salviamo non so, una specie di in via di estinzione a sosteniamo la caduta dei regimi totalitari. E in realtà le cose non sono così o tutte bianco o tutte nere, è vero. Cioè internet permette di collegare teste, persone, idee, istanze politiche, ma il mio punto di partenza per la riflessione che vorrei fare con voi oggi è che portare le persone insieme necessariamente non significa trasformarle in un soggetto politico con una consapevolezza, con un progetto sostenibile nel tempo, e soprattutto con una fattibilità politica che ti permetta di ripensare sistemi che, diciamoci la verità, sono non consolidati di più, sono elefantiaci nella pesantezza che hanno nello scandire come le nostre vite vanno avanti. Allora, avrei una serie di foto, no, che, con le quali costruire insieme a voi questa riflessione. Paura di Twitter. Il mio regime totalitario ha paura di Twitter? Evidentemente sì, perché lo sforzo di anche chiudere le comunicazioni via internet che ci fu in Egitto nel 2000, un tentativo di chiudere le comunicazioni via internet che ci fu in Egitto, Facebook, sono quelle che si chiamano killer application, non è che ti ammazza l'application, ok? Ti ammazza chi c'è sotto l'application. Insomma, di cui portiamo ancora i segni. Si disse, si partì questa spontanea, diciamo, richiesta per annullare la parata militare e destinare i fondi alle vittime del terremoto. In realtà pochi sanno che questo discorso del no 2 giugno è una cosa molto più vecchia, no? Ma che questa sfortunata coincidenza aveva portato ad una nuova ribalta, e questa nuova ribalta era stata data effettivamente da Twitter. Ma c'era questa persona che disse, commentando il modo in cui se ne parlava in televisione, Twitter chiede l'annullamento della parata militare, non è Twitter, siamo noi, siamo milioni di italiani. Allora, in realtà la rivoluzione è una sfida del trasformare questo portare insieme in un soggetto politico che sia differente da quello dei partiti, ok? O che sia differente da quello della Chiesa, dell'associazionismo cattolico, volontario o anche di estrema destra, se volete, perché non è che Twitter lo usa solo chi fa la rivoluzione a sinistra, è democratico, Facebook è democratico, può servire gli scopi politici trasversalmente, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Si fa rivoluzione usando Facebook, e come si fa? Questa è una rete che rappresenta una serie di scambi in preparazione della grande manifestazione che ci fu in tutta Italia il 13 saranno tantissime persone che
che sono questi pallini che voi vedete in rosa, dicevano mi piace, oppure commentavano, aiutavano a costruire qual era l'emergenza sui temi del genere e a legittimare l'emersione di una piattaforma che, nonostante sia un po' più silente ultimamente, e continua ad esistere ancora. Questo sforzo non sarebbe possibile se stessimo, o non avrebbe significato che ha, se stessimo parlando semplicemente di costruire un legame aleatorio o debole fra le persone. Si tratta effettivamente di uno scambio di... filmo quello che accade. Ieri si diceva i social media arrivano... Oh mio Dio, scusate. Non ci credo, scusate. Scusate. Ecco, vedi internet. Vabbè, ok. Quando stai... Vabbè, ok. Accidenti. Torniamo a quando si stava peggio. No, scusate. Si fa con le immagini, dicevo, perché uno dei vantaggi è quello di poter portare anche il potere del... Ah no, stavo dicendo, scusate, ieri qualcuno diceva i social media arrivano dove i media tradizionali non arrivano, arrivano nelle zone di guerra e ti permettono di stare con la gente che era sotto le bombe, vicino alle mine, sotto gli attacchi e così via. Il poter rivivere per sempre, perché su YouTube le cose rimarranno... non so quanto a lungo, a meno che qualcuno non le tolga, ma il poter rivivere gli eventi per sempre aiuta ad andarsi a ricordare perché stai facendo quella cosa. E tutte queste sono cose che si danno abbastanza per scontate, secondo me, ma che riflettere sulle quali è fondamentale per capire il tipo di discorso che stiamo facendo quando diciamo internet viene usato da un punto di vista politico. E non ci dimentichiamo che tutto questo avviene in un contesto in cui si continua ad usare il proprio corpo per fare la rivoluzione. ...con la polizia. Questo non è propriamente vero. Ci sono moltissime ricerche che sarò felice di condividere insieme con voi, e sono state fatte da fior fior di accademici mondiali, che dimostrano che se internet non ha amplificato la tendenza delle persone a mobilitarsi politicamente, non ha neppure avuto un effetto negativo, quindi non sta prendendo il posto di azioni simboliche più o meno violente, più o meno difficili o costruttive, no, che si possono portare avanti con i modi più tradizionali e anche più belli che siamo abituati a vedere, ma anche più brutti, perché io so che voi non avete dimenticato il famoso Erpelliccia, soggetto politico fondamentale rappresentativo degli italiani, no? Quindi è un contesto in cui, io dico, si può essere ottimisti, si può essere scettici, perché si può avere più o meno fiducia in questo strumento e poi voi mi direte come la pensate, ma in realtà voi dovete, secondo me, valutare quello di cui stiamo parlando effettivamente. Noi non stiamo parlando di qualche cosa che ti permette di fare cose che prima non facevi, ti permette di fare internet, e i social media in particolare permettono ai singoli individui di affiancare le proprie idee, le proprie elaborazioni mentali, i propri contributi a quello che è un patrimonio di associazionismo, di coagulo proprio degli istinti partecipativi personali in una maniera molto più facile, molto meno costosa, e si agisce a livello del discorso. Non c'era Twitter nelle piazze egiziane, c'erano gli egiziani che si erano messi d'accordo tramite la rete, ma non è Twitter che si è preso le bastonate, sono gli egiziani. Agire sulla governance dei social media, catturare i dati, non renderli pubblici, significa comunque agire ad un livello di partecipazione politica, che è un livello di partecipazione sociale. Noi non stiamo parlando di qualche cosa che è tecnico, tecnologico, neutro, stiamo parlando di qualche cosa che è umano, sociale, e quella che si chiama smart dissidence, perché costruisce sui temi e sui mezzi della nuova tecnologia,
è, diciamo, una versione moderna, ok, ma di quello che siamo sempre stati, soggetti politici. Vi lascio con una piccola marchetta, visto che mi è suonato il telefono, posso pure lasciarvi con la marchetta, due risorse per riflettere insieme sul lungo periodo. Uno è sulla validità del sostenere processi di partecipazione all'interno dell'Internet Governance Forum, ed è un libro che ho scritto, che è uscito a gennaio, in cui queste reti di collaborazione vengono mappate sia tra gli attori che hanno partecipato alle edizioni dell'Internet Governance Forum fisicamente, sia attraverso il meccanismo delle Dynamic Coalitions, di cui Ben vi potrà raccontare molto meglio di me, facendo parte direttamente di una, attraverso le mailing list e attraverso i propri siti. Che tipo di partecipazione politica è questa? Serve? Tutti i punti di domanda che rimangono aperti. E poi il sito del progetto che sto conducendo adesso, che si occupa più nello specifico di social media e di partecipazione politica, in senso costruttivo, non necessariamente positivo, ok, ma costruttivo nel senso di valutare esattamente il tipo di relazioni e reazioni di cui stiamo parlando. Poi ovviamente parliamone, come si dice sempre, è una questione complessa, per cui parliamone. Grazie Elena. Noi abbiamo messo un sacco di carne al fuoco in varissimi, diciamo, temi e argomenti. Forse, diciamo, per non stordire il pubblico, potrebbe essere il caso di aprire la discussione alle domande, secondo me, prima di... Se non ci furono domande, facciamo un secondo giro completo, altrimenti se ci sono... Il microfono. Mi sentite? Sì. In relazione all'ultimo intervento avrei due punti da sottolineare. Il primo, che non so se avete avuto occasione di seguire Twitter durante gli scontri in Val di Susa, era molto interessante, hashtag saldi, no? Perché c'era il periodo dei saldi nei negozi, quindi per cambiare, diciamo, per andare in clandestinità si è passati da hashtag notav a hashtag saldi. Era un coordinamento di un campo di battaglia, nervi saldi, tenete i nervi saldi, eccetera. Nervi, hashtag, in realtà era un coordinamento di un campo di battaglia, quindi quello che sarebbe interessante anche sottolineare, come la Twitter in particolare, specialmente perché poi è interfacciabile via telefonino, probabilmente è successo anche nelle primavere arabe, non so, insomma, può essere veramente utilizzato come strumento di coordinamento all'interno di un'azione sul territorio. Il secondo punto è questo, mi sembra interessante la relazione con i partiti. Cioè, quello che io vedo in tutto questo discorso sulla pubblica amministrazione, sull'e-government, è la mancanza, mi sembra a me, di riferimenti espliciti all'uso delle tecnologie all'interno dei partiti o in sostituzione dei partiti. Lei in realtà ha accennato, no? Cioè la formazione del consenso tramite alternative. Io vengo da una piccola esperienza personale in cui ho cercato di parlare di queste cose all'interno di un partito e ho avuto degli anticorpi mostruosi, no? sono nati immediatamente degli anticorpi pazzeschi, probabilmente di origine culturale, molto spesso di origine culturale, credo che fossero fondamentalmente di origine culturale. Però in relazione anche a liquid feedback, eccetera, sarebbe interessante analizzare come si può raggiungere, diciamo, ringiovanire, riutilizzare il concetto di partito come cinghia di trasmissione del consenso verso il governo attraverso l'uso di tecnologia. Grazie. Rispetto alla cosa che dicevi su Twitter come coordinamento, diciamo, di un'azione sul territorio, c'è da dire che però anche là, cioè, diciamo, se c'è un gioco di guardie e ladri, diciamo, se i ladri, adesso non voglio dare dei ladri notavi naturalmente, ma diciamo, se anche le guardie usano Twitter, no? Quindi se loro si dovessero veramente coordinare le loro azioni su Twitter, lo starebbero immediatamente dicendo, esattamente, ma poi è successo anche nelle primavere arabe, no? Che questa cosa, infatti poi si è capito che forse non era un luogo totalmente pubblico, non era il modo migliore per dire i propri spostamenti. E per esempio, già nell'esempio quello dei riots dell'agosto scorso in Inghilterra, si sono coordinati tramite RIM, no? Cioè tramite il servizio di messaggistica di BlackBerry. Per cui c'è anche tutto questo lato, diciamo, oltre a tutta la parte di cui ha parlato Elena, c'è tutto il lato scuro, no?
c'è il controllo, c'è la censura, adesso Twitter ha fatto la prima censura locale in Germania ieri, no? C'è tutta questa, diciamo, controretorica, no? Come diceva lei, appunto, ottimista contro pessimista, che è un tema sicuramente interessante, però non so, se forse ci porta un po' fuori. Vorrei chiarire che essere smart dissident, cioè essere dissidenti digitali, non lo so, che oppure essere mantenitori dell'ordine, non lo so, non mi viene un termine italiano, che però usano in senso smart, non significa che perché c'è Twitter allora io sono fico e lo uso, vuol dire che lo conosco e ne posso sfruttare le potenzialità. Quindi organizzare un campo di battaglia è una cosa buona, può essere una cosa buona. Organizzare la resistenza al campo di battaglia può essere una cosa buona, ma se io organizzo un raid aereo o una cosa di questo tipo su una cosa senza sapere o sottovalutando, semplicemente non sapendo che sto parlando a tutti quanti, quello non è smart, anche se hai usato l'ultima versione del Samsung Galaxy, tutto quello che te pare. Quindi smart è qualcosa di più di usare una tecnologia. Altra domanda? Prego. Io mi ricollego all'intervento di Giulio e anche di Davide. Puntualizzo e poi faccio un'aggiunta. Quindi mi sembra che il concetto è, prima di decidere quali sono i principi di internet, dobbiamo cercare di capire quali sono i principi della democrazia. Qui porta una riflessione, secondo punto. Noi, attenzione, parliamo dei nativi di internet perché alcuni di noi li vedono da fuori, ma noi siamo nativi di una democrazia che è diversa dalla democrazia originaria. Potrebbe essere, allora, noi siamo qui dentro. In questo caso, noi come nativi di questa dimensione, come i nativi di internet non hanno perso la memoria delle policy naturali, noi potremmo aver perduto la memoria della democrazia organizzata in modo diverso, diciamo non partitica, non so se mi spiego. Cioè è possibile che noi immersi in una condizione diamo per scontato che questa sia l'unica condizione. Allora, il terzo punto, mi ricollego nuovamente a Giulio. Adesso lo dico al terzo. Non è un intervento provocatorio. No, per capirci, è un intervento, diciamo, di un tentativo di riflessione. Quindi, se vogliamo, no, nel senso che io scrivo anche queste cose, è lungo da spiegare, ma lo dico al terzo punto. Allora. Questo punto vuole puntualizzare la cosa. Noi diciamo, vedendo da fuori, che ci sono i nativi di internet, che allora potrebbero non capire cosa sono delle cose a cui ci riferiamo noi, perché loro non sono abituati, non le conoscono, quindi la vita è esperienza, eccetera, eccetera. La questione è il punto, secondo me, è il punto che ha introdotto Giulio. C'è un qualcosa che si chiama comunità, che ha delle policy strutturate che funzionano. Oggi probabilmente dobbiamo cercare di ricapire anche noi, perché le persone che vivono nei paesi, in un paesino, hanno molto chiaro il funzionamento e anche la responsabilità e la partecipazione, che cos'è. Può darsi che noi dobbiamo quindi a monte riflettere su che magari noi abbiamo la vista un po' annebbiata, dobbiamo riflettere, probabilmente prima di riflettere su internet, riflettere, ma cosa è la comunità, questa cosa che diceva Giulio. Grazie. Secondo, io volevo stuzzicare, ripartire dalle considerazioni che ha fatto Giulio, facendo solo prima una premessa, che è che noi stiamo parlando oggi di un po' open government. Giulio ha cominciato dicendo in Italia open government non c'è. In effetti, Osimo, Davide ha parlato di Gov 2.0 e prima c'era l'IGov. Allora, una delle questioni io credo che sia, prima di inventare una nuova etichetta,
provare a capire che cosa non ha funzionato nei processi precedenti, se no ci ritroviamo con le carte d'identità, col problema, cioè continuiamo a investire questo processo di agenda digitale, poi facciamo le smart cities senza avere capito cosa non ha funzionato nelle digital cities. E questa è un'altra buzzword di questi giorni che mi fa venire veramente la pelle d'oca, perché rivivo quello che nel 95 a un certo punto è successo. C'erano dei movimenti dal basso nelle città italiane che si erano chiamate reti civiche, perché community network, cioè community in quel senso lì, non si poteva chiamarle in Italia, e furono spiallate dall'idea di digital cities. Oggi viene rispiallata con dall'idea di smart cities. Allora, io credo che Giulio ha posto forse il problema davvero centrale, quando ha detto è inutile reintrodurre, ripensare un'altra volta, mettere tecnologie senza ripensare i modelli organizzativi, senza capire che lo stiamo facendo su un mondo tradizionale. Allora, io ieri, dopo l'incontro di giovedì, sono tornata a Milano, ho fatto lezione e proprio casualmente vi leggo una delle slide che ho presentato abbastanza inutilmente ai miei nativi digitali, vedendo delle facce abbastanza oscure, cioè ho capito che non hanno capito, però la leggo a voi che forse ci devo ritornare anche con loro. Perché ho ritirato fuori una vecchia cosa di Terry Winograd del 1981, in cui stava nascendo quello che è stato poi il computer supported cooperative work, comunque era tutto quel filone di sviluppo delle tecnologie che cercava di superare il modello gerarchico tradizionale delle organizzazioni. Io credo che il nodo sia molto su quello, cioè quando Giulio dice che si innestano su strutture tradizionali, quando loro dicevano dei partiti, che cosa hanno in comune la nostra amministrazione? La gerarchia. E che cos'è che la rete ci potrebbe permettere di fare? Ci potrebbe permettere di lavorare a rete, davvero. Allora, lascio parlare Terry Winograd. Questa nota non è mai stata pubblicata, ci arrivò per i miracoli che ogni tanto nelle università succedono. Nella decentralizzazione del lavoro, nella distribuzione delle competenze, vediamo un movimento verso la riduzione della nostra dipendenza da strutture centralizzate e l'espansione dei nodi individuali in una rete fatta di individui e piccoli gruppi. L'uso delle comunicazioni basate sul calcolatore per il coordinamento, da lì è nato poi il CSC2, il Computer Support Cooperative Work, da cui tutte le tecnologie di cui parliamo oggi sono derivate, rende possibile per un'organizzazione grande ed eterogenea di funzionare efficacemente senza una rigida struttura di comunicazioni orientate verso l'alto e verso il basso. Questa tendenza è più che una riorganizzazione del lavoro. Propone una sfida all'idea stessa di organizzazione gerarchica che pervade la nostra società. Può aprire un nuovo spazio di possibilità per quel tipo di strutture sociali decentralizzate che sono state prospettate come soluzione di molti dei nostri problemi globali. Io credo che questo sia un programma di ricerca ancora assolutamente aperto. Questo sarebbe forse il programma di ricerca che dovremmo intraprendere per riuscire poi a connettere anche e a rendere produttive le tecnologie, perché sono abbastanza d'accordo, se no anche i nativi digitali, senza un modello di funzionamento diverso, non basta la tecnologia da sola, le due cose devono andare insieme, la dimensione sociale e la dimensione tecnica, l'innovazione deve essere a tutti e due i livelli. Mi sembra di aver detto molte cose a mia insaputa, nel senso che però va bene così, cioè ho imparato dalle vostre considerazioni. Volevo solo dire, cioè, è giustissima la cautela e l'attenzione critica che ha messo Elena rispetto alle questioni fondamentali. Io ho usato semplicemente per dire, usarlo come tempo per dire, guardate che l'amministrazione è una cosa fatta, e quindi è vero, rete eccetera, io
ci sono stato dentro le amministrazioni e non sono cambiate, sono fatte non solo in maniera gerarchica, ma senza processi. Cioè, in un'amministrazione pubblica, se c'è un servizio nuovo, si fa un ufficio nuovo per fare quel servizio. Cioè, è gerarchica e senza processi interni, quindi ancora più. Però perché non pensare di reinventarla, magari sfruttando quello che dicevi tu, il fatto cioè che non è un'amministrazione della cosa pubblica, ma è un'amministrazione della cosa comune. E quindi non è proprietà dello Stato quella roba lì, non è proprietà cioè è proprietà della comunità, che quindi può immaginare di funzionare in un altro modo. E perché, diciamo, la tecnologia non è neutra rispetto a questa cosa? Perché abilita possibilità di funzionamento che prima erano impossibili. Questo è l'elemento, cioè il fatto che ci sia possibile la connessione abilita all'organizzazione a rete. Cioè, se non c'è quella tecnologia lì, non è possibile fare quindi vabbè, questo era il, io però mi uso questo pezzettino di tempo per fare dire una cosa che non ho detto prima, che però secondo me c'entra con soprattutto le cose che sono state dette rispetto ai partiti politici. E sicuramente ne abbiamo parlato ieri, poi in quel seminario dell'An Conference abbiamo visto liquid feedback, c'era uno del partito pirata, c'era un Movimento 5 Stelle, ci hanno detto anche le difficoltà che loro hanno nell'usare la rete per funzionare completamente a rete. Allora, il problema è che secondo me, cioè, il partito come forma organizzativa è analogico, cioè nasce in un momento della storia in cui c'è la metafora della guerra, e quindi il partito è come un esercito, e quindi c'è l'organizzazione territoriale, c'è i capi, c'è la gerarchia, e si struttura per garantire le funzioni che servono a un'organizzazione che deve compiere iniziative. La rete può fare molte di quelle cose in un altro modo, e quindi è una minaccia mortale per un partito. Cioè, non è che uno si riforma da solo quando quella riforma lo uccide. Lo uccide come forma, non come idealità, come valori, proprio come, quindi come struttura di poteri, no? Perché Rodotà lo diceva ieri, guardate che tutte le cose di cui parliamo sono una risoluzione del potere, e quindi implicano necessariamente il conflitto. Questo è l'elemento, dice, non c'è progresso, cioè, non c'è partecipazione senza conflitto. Questo è un elemento, secondo me, da mettere. Per declinare questo con l'alternativa sono i meetup per grido. Se questa forma vuol dire la vita, sì. Che cosa segue? Non lo so, sono tante cose, sono i movimenti che hanno cioè secondo me ci sono dei cantieri aperti, che sono i movimenti che hanno fatto il referendum sulla, quelli sono organizzati con la rete. L'esempio che ha fatto Elena prima della manifestazione di Se non ora quando, in cui ci sono dei cantieri aperti, Notav, che magari lo usano pure per fare la guerra, adesso la guerra in senso del tradizionale, ai circoli che sono di Rivoli, c'è il circolo di Rivoli, poi c'è l'organizzazione provinciale, poi c'è quella regionale, poi c'è quella nazionale, e se io voglio comunicare con uno di Palmi, Reggio Calabria, perché devo un problema su una scuola, mi tocca scalare un albero come una scimmia, insomma. Certo, non ha più senso. Adesso, consentite, adesso dico una cosa, la metto tra parentesi, poi sì, scusa, faccio 30 secondi. Guardate, il problema è che anche movimenti o movimenti politici che nascono oggi, no? Parlo esplicitamente di quella cosa dei professori che si chiama Alba, eccetera, eccetera. Cioè, loro stanno riproducendo modalità territoriali oggi, e quindi sono destinati a sbattere contro un muro.
scusate, questa era una parentesi. Volevo fare un esempio, il discorso i democracy, eccetera. In Calabria, 4 anni fa, proviamo a fare un progetto di i democracy, cioè un comune che dice io voglio ascoltare, ed era un comune con una certa reputazione di buona amministrazione, caso raro in quei contesti. Facciamo un incontro, c'erano associazioni che operavano su quei temi, la reazione, il punto che hanno detto è cioè, non ci fidiamo, cioè, c'è un elemento in cui la questione della parte della consultazione, della partecipazione delle cose, richiede che ci siano due momenti che si confrontano e si intersecano. Uno è quello della, che nasce dalla mettere a disposizione la propria potere di decisione, l'altro è il potere che deriva dall'auto-organizzazione della società che si confronta con quel. Se non ci sono questi due elementi, secondo me quel tipo di consultazione, anche con le tecnologie, è destinato a essere finto, o a essere inutile o a essere finto. Just to follow on that point briefly, there are two things to add beyond the experience, and that's that political parties in general are not just having problems because of the internet. You can still swim in the Straits of Messina without having the internet, it works very well. And it's also a phenomenon that is not just limited to Italy. So political parties in general are having great difficulties. And the beautiful combination that you had between sort of the established structures and on the other hand, the sort of the autonomous civil society development, it's constitutive of what we've been discussing for the whole morning, which is that the established structures of democracy don't have the capacity to deal with the new tools, whether it's political parties, the state, the government, the foreign ministry, anywhere. And so, of course, there's a need to take this dynamism, this capacità di auto-organizzazione, as you put it so beautifully, to harness that for the established institutions. But of course, the difficulty is that as soon as you do that, you lose a lot of the dynamism, the movement, the beauty of this. And so this can, in some ways, be also enriching for an overall democratic process and create new spectrums, and it can be a lot of fun as well and very interesting and fascinating. But it can also create problems when the old institutions are no longer integrated. So when people rely more on the five-star movement than they do on political parties to have their problem solved. But this also relates to, there was a question beforehand about specifically democratic values. And perplexingly, on the basic values, I think there's a lot of agreement. Everybody agrees that participation is good. What we don't know is what we do once we agree that participation is good. Do we then have lots of E stuff? Do we then have lots of political parties? Do we then have lots of social movements? Do we then do nothing and say that technology will solve our problems? I'm not sure if any of those is the right answer, but the value debate is a proxy for a lack of having developed solutions for a problem which we're not quite sure about how to fix it yet. But it's this is the attempt to try to steer that debate in the right direction, to say, so we agree that participation is a fundamental value of democracy. Democracies are diverse, but most would agree that participation is important. But then the question is, so what's next? And this is the big question we have to resolve. C'è una domanda lì, grazie. Sì, io volevo solo condividere un percorso che stiamo facendo, che diciamo è un po' al contrario, però diciamo al processo, che è questo. Noi arrivando in Italia come Action Aid abbiamo cercato di portare, diciamo, dal sud una serie di buone pratiche che si stavano realizzando. Una di queste è chiamata con questo acronimo ELBAG, che sta per Economic Literacy and Budget Analysis and Groups, che è una metodologia portata avanti in molti paesi del mondo di controllo, dal monitoraggio dal basso dei budget comunali, delle comunità, eccetera. Noi con l'idea di introdurre questa metodologia nella realtà italiana, in realtà attraverso l'interrogarsi di come fare, siamo arrivati alla questione dell'open data, in un certo senso, che in una realtà diciamo complessa come quella dei paesi sviluppati, tra virgolette, è come dire un passaggio a nostro vedere obbligato.
Però in un certo senso nel dibattito attuale su questi temi è molto difficile anche per noi continuare a mantenere quell'equilibrio in cui continuiamo a considerare questo tipo di elemento come sempre come uno strumento e solo uno strumento. E quindi, come dire, non dimenticare il fatto che innanzitutto bisogna, come dire, devono essere aperti dei dati che servono a qualcuno, cioè in un certo senso deve esserci prima la domanda per il dato e poi l'offerta e non il contrario, perché altrimenti si creano, diciamo, dei dati ridondanti in un certo senso. E l'altro è che bisogna in realtà creare dei processi partecipativi poi di lettura, interpretazione di questo dato, perché altrimenti risulta veramente molto fino a se stessa. Questo sto parlando soprattutto di fasce, diciamo, di fasce deboli della popolazione o comunque della fascia della vulnerabilità. Ecco, volevo solo condividere con voi questa riflessione. Grazie mille, punti molto interessanti. Qualcuno vuole risprenderli? Qualcuno qualcosa da dire? Era una cosa che diceva più o meno anche, non mi ricordo se Guido Scorza ieri, era appunto questa questione qui, cioè poi bisogna anche capire uno chi li usa, come li usa questi dati aperti, e poi bisogna appunto che le cose vadano di pari passo, no? Cioè se più rendiamo digitale pubblica amministrazione, più apriamo, più dall'altro lato deve esserci anche connettività, risorse, accesso, no? Cultura anche digitale, quindi queste due cose, altrimenti il divario si amplia, no? E io penso che questo intervento che hai fatto adesso vada un po' in questa direzione, sono perfettamente d'accordo. Anche a livello internazionale, secondo me, ci sono esempi. Il caso Wikileaks delle origini, secondo me, dimostra questa cosa qui, che i dati possono essere là, però poi se non ci sono le persone che ci fanno il lavoro, no? Che li interpretano, che, cioè, è una fatica e richiede una certa disponibilità di tempo e di intelletto anche, no? Che non è una cosa comune per tutti. E alla fin fine, infatti, Wikileaks ha dovuto ripiegare su una redazione propria e i giornali migliori al mondo, cioè i giornalisti investigativi migliori al mondo, per cui evidentemente non è così semplice, cioè il passaggio non è così immediato da apro i dati, allora va tutto bene, no? Assolutamente. C'è qualche altra domanda? Sì, io volevo rimandarvi al sito dell'ANSA di oggi, di adesso. In prima pagina c'è una notizia che dice: chiamate contro evasori, boom al 117, in cui si spiega che nei primi 9 mesi dell'anno le denunce dei cittadini alla Guardia di Finanza sono aumentate del 92%, e in particolare circa la metà, quelle riguardanti evasione fiscale, lavoro nero e altri reati di questo genere, gioco d'azzardo, modifica illegale, modifica di distributori di carburanti, sono aumentate del 224%, per un totale di 50.000 denunce, mai successo. Il trend sta continuando al punto che la Guardia di Finanza sta aprendo nuove moduli sui siti web per permettere ai cittadini di fare le denunce anche anonime via rete, eccetera eccetera. Allora, questa notizia, secondo me, ridimensiona un pochino alcune cose anche dette da Giulio De Petra, ridimensiona, non dico che siano sbagliate, ma le ridimensiona. Perché? Perché noi siamo passati da noi siamo passati da un governo Berlusconi e altri che per 20 anni hanno degradato questo paese al ruolo di acquiescente verso l'evasione e i reati. Abbiamo avuto un governo Monti che invece ha fatto una politica anche mediatica molto opposta. La risposta dei cittadini italiani comincia a essere questa. Possiamo definirlo una risposta partecipativa a un governo centrale che ha cambiato rotta al paese, che ha mostrato che il paese è in fallimento? Mi proverei a dirlo. No, secondo elemento, la Guardia di Finanza è quanto di più tradizionale, gerarchico e militare possa esistere in Italia. Eppure, sotto la spinta, non lo so, lo presumo, no, è un corpo militare, eppure sotto la spinta di un'emergenza politica vera e di una induzione di partecipazione vera da parte dei cittadini, apre nuovi servizi in modo tradizionale, che vengono usati. Il
microfono, se no non la sento. Che vengono usati, no? Le cifre lo dicono. Quindi attenzione a non buttarsi solo sul versante iperdemocraticistico o sul versante spontaneistico. C'è ancora moltissimo, c'è una enorme quantità di cose da fare a livello di Stato tradizionale, di Stato che funziona, di uno Stato serio. Perché noi il problema è che abbiamo avuto per 20 anni uno Stato delle banane, una Repubblica delle banane, che non ha fatto funzionare il government tra le varie cose, perché non gli interessava. Posta elettronica certificata è una cosa vecchia, però permette di fare i contratti e di controllare cosa c'è, no? Quindi secondo me del 70% che avete detto, che sicuramente è giusto, metteteci ancora un po' di 30% tradizionale da far funzionare seriamente, e i dati dicono che gli italiani sono pronti a rispondere. Antonella? Allora, io vorrei rispondere a questo spunto proprio perché ho visto poi anche in altri interventi dei piccoli accenni a questo tema. Non mi sembra che nessuno di noi abbia detto che il nuovo paradigma vada a buttare giù tutto quello che c'è adesso. Anzi, io penso che sia sempre necessario ricordare che sì, il governo, i partiti sono strutture gerarchiche, sono strutture analogiche, se le vogliamo così chiamare, ma non si può pensare che la partecipazione, ma questo l'ha detto anche Davide all'inizio, è stata la prima cosa che ha detto, una delle prime cose che ha detto Davide all'inizio, cioè la partecipazione, anzi adesso vedo se riesco a ritrovare le sue parole, non è outsourcing della decisione, cioè le politiche 2.0 non sono outsourcing della decisione, non aprirsi non vuol dire avere una partecipazione rappresentativa della popolazione, non vuol dire far prendere le decisioni ai cittadini, perché non si può parlare, cioè non è democrazia diretta le politiche 2.0 di cui parlava. Non è uno a uno che decide. Il discorso, secondo me, è sì, certo, devono funzionare meglio delle cose, però la cosa che dico io, allora, il governo in questi 20 anni è stato acquiescente nei confronti dell'evasione fiscale. I cittadini hanno... parlavo di questo caso specifico in cui si citava sull'ANSA, però i cittadini avevano davvero bisogno solo di un governo che cambia, cioè i cittadini sono sempre quelli, e i cittadini sono gli stessi, serve... Certo che c'è una dimensione di trust, però quello che dico è ha creato una quiescenza nei confronti dell'evasione fiscale, però non facciamo finta di non sapere che non stiamo parlando. Certo, i grossi evasori diciamo, sono un problema, però è anche vero che nella cultura lo scontrino, la cosa a nero, cioè adesso c'è questa cosa, è cambiata la prospettiva dei cittadini, però secondo me nel momento in cui si parla di partecipazione, e anche in questo bisogna rimettere in prospettiva una serie di cose, bisogna parlare di partecipazione ma anche di cultura del cittadino, perché adesso questo processo è in atto, però cosa succede con le prossime elezioni, il prossimo governo? Cioè bisogna creare, secondo me, questo è molto importante, una cultura per queste cose, che non sia semplicemente, certo, chi amministra ha dei doveri rispetto alla popolazione di mettere in atto delle politiche, di far funzionare delle cose, di ascoltare e di agire di conseguenza, però è anche vero che così com'è è molto facile segnalare le cose che non vanno, non è altrettanto facile costruire delle politiche collettive che vadano bene a livello macro, a livello di nazione, cioè per una città, e adesso ne stanno parlando nell'altra sala, stanno parlando di agende digitali locali, mi capita di vedere per una serie di circostanze più da vicino quello che stanno facendo a Bologna, stanno facendo secondo me un ottimo lavoro cercando man mano di capire come lavorare con i cittadini,
È anche vero che una comunità a livello locale ci fornisce degli esempi e un'impostazione importante per capire come innescare processi collaborativi, ma è anche vero che nel momento in cui parliamo di nazione, e per quello io nel mio primo intervento facevo riferimento alla dimensione e al livello di fiducia anche che c'è nei paesi nordici, bisogna tenere conto del contesto e bisogna tenere conto della scala di cui stiamo parlando. Cioè ci sono dei processi interessanti come quelli che ho citato all'inizio che però non sono scalabili automaticamente. Cioè per questo bisogna pensare a un quadro più complesso in cui non sia solo la partecipazione o solo il governo, ma inventare forse o adattare, perché probabilmente non si può inventare da zero, quello che la pubblica amministrazione può fare nel rapporto con i cittadini. Ma questo deve tener conto di tutto. Cioè io, neanche io sono una fan della, diciamo, dell'ondata di movimento di pura protesta. La cosa che a me sembra interessante del Movimento 5 Stelle è anche, questo a livello locale per le realtà che conosco, non posso parlare in termini globali, che sul livello per esempio cittadino sono gruppi che si stanno prendendo in qualche modo in carico l'azione o la proposta di determinate politiche o di determinati temi. A me questo sembra interessante e mi sembra interessante vedere dove andranno, se si candideranno, se quando verranno eletti, quanto verranno eletti e quanto, perché è questo il come verranno eletti, perché è questo il passaggio, perché un movimento va benissimo ed è forse necessario anche nel contesto, però è anche vero che nel momento in cui ti candidi, nel momento in cui vuoi fare delle proposte, vuoi governare, vuoi amministrare, serve fare un passo in più. Cioè non può essere semplicemente io parlo, io partecipo, io il click. Cioè bisogna avere una conoscenza del contesto e dei problemi più ampi. Cioè nel momento in cui si parla di finanziaria, cioè io sinceramente posso avere delle opinioni e delle conoscenze sul settore, ma io non me la sento di dire ah no vabbè facciamo la finanziaria noi che siamo qui, clicchiamo. Cioè servono delle competenze e una prospettiva di contesto più ampia. Cioè è sempre molto più complicato di come viene presentato. Cioè non ipersemplifichiamo, ecco, cioè teniamo conto dei vari fattori, per cui ben venga assolutamente questo spunto, però ben venga anche creare una cultura e un quadro che non sia c'è il nuovo, il vecchio lo buttiamo via. Cioè non è possibile in una società complessa come la nostra, penso. Devi precisare tu. No, c'è un'ultima domanda, ma prima forse volevi intervenire brevemente, perché sennò andiamo fuori. No, io volevo soltanto dire, costruendo su quello che ha detto anche Antonella, mi sembra giusto precisare che mettere in rete non significa semplicemente dare la possibilità ad attori politici non tradizionali, nuovi, non convenzionali, quindi singoli individui o piattaforme che sono indipendenti dai modelli di prima, di far sentire la propria voce, ma significa costruire un ponte fra questo nuovo, i nuovi soggetti politici e i vecchi soggetti politici, perché anche l'esperienza nella quale siamo inseriti adesso, questa dell'Internet Governance Forum, non è che siccome c'è internet o siccome c'è una partecipazione politica nuova o nuovi modi di segnalare il problema pubblico sul quale l'autorità deve intervenire, cambia il fatto che è lo Stato che fa la legge in una certa maniera, che i partiti sono l'espressione di una democrazia rappresentativa in un sistema come quello italiano che è costruito nella maniera in cui è. Come il fatto che si mettano in rete nell'Internet Governance Forum, faccio questo esempio, la società civile, il business e i governi, non cambia che la gestione tecnica di internet venga fatta da ICANN piuttosto che da IANA, piuttosto che dall'Internet Engineering Task Force. Non è che cambiano le regole con cui si fanno le cose, ma cambiano le procedure con cui noi le facciamo. Non è più possibile che un governo faccia le cose o un organismo di standardizzazione faccia i propri provvedimenti nella segretezza più totale, no? Ed è la sfida sta nel coordinare il fatto che c'è un'ampia visibilità e la possibilità di alzare la propria voce e di dire questo modo in cui abbiamo fatto le cose fino ad adesso non è sostenibile sul lungo periodo, ed è lì il nesso critico della rete. Non semplicemente pensare che si possano unire tante voci differenti, che prima sicuramente questo è importante, ma non è soltanto questo che fa la differenza. L'ultima cosa che volevo dire è che
non bisogna pensare che mettere in rete o costruire reti o usare la rete renda tutto orizzontale. Questo io lo dico sempre ai miei studenti come caveat: il fatto che noi si rappresenti una rete in maniera orizzontale non significa che come modello organizzativo la rete non sia scevra di poteri. Voi in una rete troverete sempre un centro e una periferia, ci sono delle cose che stanno al centro e ci stanno delle cose che stanno fuori. Eppure, pur stando in periferia, si può esercitare un determinato livello di potere. Pensare in termini di rete significa ripensare il potere. Ieri Rodotà ha detto la rete è luogo in cui si rialloca il potere, ma questo potere non è assoluto, non è perché io sono stato, sono partito, ho per questa etichetta che ho sulla testa un determinato tipo di potere. Io ce l'ho nella posizione che io occupo all'interno di un sistema complesso, ed è su questo che si costruisce la sfida dell'e-government, nel ridistribuire potere in un sistema complesso come quello di cui parlava Antonella. Ultima domanda e poi chiudiamo. Allora, io vorrei semplicemente condividere con voi le domande con cui esco da questo incontro. Credo che un incontro che da cui si esce con delle domande piuttosto che con delle risposte sia un incontro che ha funzionato, perché quando si esce con delle risposte è un problema più che una risorsa. Ora io penso che quando i nostri costituzionalisti hanno detto in maniera chiara i partiti sono i luoghi in cui si esercita la democrazia, lo abbiano fatto non solo perché si usciva naturalmente da un periodo di autoritarismo, quindi chiaramente hanno voluto dare una pluralità di soggetti, ma credo che intendessero anche il fatto che serve un luogo in cui gli interessi trovano una sintesi e soprattutto più che una sintesi trovano, vanno a formare una visione di governo del paese che deve essere necessariamente organica, ed è questa la perplessità più grande che nutro nei confronti del 5 Stelle, poi naturalmente salvo essere smentito fra una settimana, però ecco, vedo che ci sono molte cose che prese singolarmente funzionano in maniera piuttosto evidente, ma che poi stridono una volta che sono messe insieme. Quindi la domanda che io mi pongo è questa: qual è il punto di caduta, qual è il punto di equilibrio fra la riaffermazione della democrazia rappresentativa e la cessione appunto del potere decisionale verso un modello distribuito? Perché? Perché vediamo, e questo lo osserviamo in rete, che la maggiore partecipazione si ottiene quando c'è un interesse che viene percepito come più vicino. Per cui si rischia che questa sintesi, questa visione globale sia in realtà la federazione di tanti microinteressi, che non è quello che vogliamo per il governo del paese. Parafrasando De Gasperi, che dice il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni, il rischio che noi corriamo andando a scegliere un punto di caduta forse troppo sbilanciato verso la partecipazione liquida è quello per cui un politico che volesse pensare alle prossime generazioni, che per ottenere un obiettivo di lungo periodo volesse prendere delle decisioni impopolari nel breve, si vada a scontrare sul fatto che appunto invece nel modello liquido le decisioni di breve termine e gli interessi di breve termine sono per loro natura prevalenti. Per cui si pone un problema su questo e credo che effettivamente non sarà facile trovare l'equilibrio appunto su quella che è la visione della politica, che purtroppo si va perdendo, ma che invece è un valore assolutamente importante, e quello che invece appunto la partecipazione liquida, che di fatto è anche per sua natura, insegue il breve, insegue il locale, insegue il particolare. Ecco, questa è una domanda che io mi pongo e che sinceramente mi porto con me, che cercherò di riflettere anche nei prossimi giorni. Io l'ho fatta sul mio blog quella domanda, bravissimo per l'intervento tra l'altro, l'ho fatta sul mio blog questa domanda, e la risposta di Grillini è: beh, non ci sono decisioni impopolari per definizione, perché noi gestiamo a maggioranza, è eccezionale, funziona tutto, no? Basta cambiare la definizione, come fai? Aggiungo a questo che i pirati tedeschi che usano la piattaforma di Liquid Feedback, abbastanza recentemente, questa primavera, diciamo, ho avuto occasione di parlare di hanno detto noi questo meccanismo funziona bene, ma noi siamo 6.000. E già adesso abbiamo dei problemi, per esempio, sulla definizione di usare le identità, non usare le identità, i dati, conservare, cioè tutta una questione anche sui dati e l'identità personale in Germania in una modalità un po' diversa che da noi. Dicevano noi non pensiamo che possa funzionare così com'è su scala così grande, per cui teniamo conto che di questo. Siamo giunti alle 2 ore e penso che
potrebbe essere sufficiente. Grazie a tutti per le domande, state veramente interessanti e buon proseguimento.